Buon lunedì, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Da Roma una circolare uniforme comportamenti delle scuole in caso di contagi Covid. Le indicazioni in vigore da oggi, secondo i sindacati, però sovraccaricano il lavoro degli istituti. Vediamo il servizio. In caso di contagi Covid a scuola, il protocollo varia in base alla fascia d'età. Entrano in vigore da oggi le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute, rese note agli istituti tramite la circolare congiunta del 3 novembre. Nella fascia d'età fino a 6 anni, in caso di contagio di un bambino, tutti i suoi compagni di sezione dovranno effettuare subito un test, che sia antigenico o molecolare, per poi ripeterlo dopo una quarantena di 10 giorni. Stessa cosa per il personale scolastico, che ha svolto attività in presenza, per cui però la quarantena può variare da 7 a 10 giorni a seconda della valutazione del Dipartimento di Prevenzione. Per i bambini stessa cosa in caso in cui il contagio sia tra i lavoratori. In questa situazione però i colleghi dovranno isolarsi per 5 giorni se vaccinati, per 10 se non vaccinati. Nelle scuole primarie e secondarie, invece, nel caso in cui un alunno fosse contagiato, i compagni dovranno effettuare un test subito e uno dopo 5 giorni. In caso di un secondo contagio, alunni e docenti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi saranno sorvegliati coi test, gli altri dovranno mettersi in quarantena. Quarantena che scatterà per tutta la classe, docenti inclusi, in caso di 3 contagi. I docenti dovranno ripetere il test dopo 5 giorni se vaccinati, dopo 10 se non vaccinati. Il protocollo è lo stesso nel caso in cui il contagiato fosse tra il personale scolastico. Ad ogni modo sarà il Dipartimento di Prevenzione della ASL a dover intervenire, ma se l'autorità sanitaria non dovesse essere tempestiva, spetterà al dirigente scolastico informare la ASL, individuare i contatti scolastici, sospendere temporaneamente le lezioni e trasmettere le indicazioni predisposte dal Dipartimento ai soggetti interessati. Inoltre, per ogni istituto, i dipartimenti di prevenzione individueranno dei referenti. Ciò sovraccarica il lavoro delle istituzioni scolastiche, lamentano i sindacati. Se infatti è utile uniformare i comportamenti delle scuole, agli istituti non è però garantito l'adeguato supporto. La CGIL chiede che il Ministero finanzi l'organico aggiuntivo per il personale ATA e fornisca indicazioni, in caso di misure restrittive, per sostituire immediatamente il personale, così da inficiare il meno possibile la didattica. Non sono state individuate però misure a supporto dell'organico. Nella legge di bilancio non sono predisposte risorse per la prosecuzione dei contratti oltre il 31 dicembre. A Chieti sono scesi in piazza i lavoratori della Panoramica, il servizio di trasporto locale della città teatina. Le sigle sindacali accusano la politica di scarso impegno nel tutelare i lavoratori. Stefano Recanati. Ci auguriamo almeno che il primo cittadino riesca a fare da intermediario con l'ente Regione Abruzzo al fine di aiutarci esattamente come è stato fatto per i colleghi dell'Aquila. Noi chiediamo soltanto questo perché facciamo lo stesso lavoro, anche noi abbiamo famiglie, mutui da sostenere, figli, studenti e quant'altro, quindi ci auguriamo che qualcuno ci dia una mano. A nulla è servito il lungo tentativo di conciliazione delle organizzazioni sindacali che, in relazione alla disdetta unilaterale del contratto aziendale da parte dell'impresa, hanno aperto un'avvertenza sul mancato riconoscimento ai lavoratori di oltre 300 euro mensili. Per questo i lavoratori della Panoramica questa mattina hanno dato vita a uno sciopero di 4 ore sotto il Palazzo Comunale a Chieti perché ritengono scarso l'impegno della politica locale e regionale nel tutelare gli interessi dei lavoratori. Ci sono delle accuse molto precise da parte di chi amministra la Panoramica, che ha messo sotto accusa sia la politica precedente, la politica regionale della precedente giunta regionale, che sia quella attuale. Non capiamo per quale motivo da nessuno sia arrivata una replica all'imprenditore. E come se non bastasse alle pesanti penalizzazioni retributive, si sono altresì aggiunti l'aggravio del carico di lavoro per effetto del riaccorpamento di corse conseguente alla diminuzione di turni e la cancellazione definitiva di diversi posti di lavoro e di corse negate all'utenza teatina. Quindi al danno si è unita la beffa. Non riusciamo più a tenere buoni gli animi dei lavoratori che escono già fiaccati da un periodo di casse integrazioni e diciamo restrizioni. Oggi non riusciamo più quindi ad assicurare che i toni rimangano diciamo, in quello che noi speriamo essere il perimetro legale. Se le cose non dovessero cambiare, i lavoratori della Panoramica insieme alle sigle sindacali sono pronti a tornare in piazza, questa volta sotto i palazzi della Regione, per uno sciopero
sciopero di 24 ore. Noi abbiamo cercato di far capire alla politica cittadina e alla politica regionale che il loro compito è quello di ascoltare anche i bisogni dei cittadini, dei lavoratori, cosa a cui sono venuti meno, o almeno sono venuti meno in questa città, perché nelle altre realtà invece continuano ad aiutare, continuano a sostenere, perché i politici delle altre province si fanno valere in regione. Da qui da noi abbiamo una politica di serie P e dei cittadini di serie B. Oggi hanno scioperato anche i lavoratori del settore ambiente e raccolta rifiuti. I lavoratori si sono ritrovati sotto il palazzo della prefettura a Pescara per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. Sono 28 mesi che non si rinnova il contratto collettivo nazionale e non si rinnova perché le parti datoriali si stanno impuntando e stanno cercando di far tornare il contratto al Medioevo. A incrociare le braccia oltre 100.000 addetti in tutta Italia del settore servizi ambientali, equamente divisi tra pubblico e privato per rivendicare il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 2 anni. Una protesta promossa dai sindacati di categoria che puntano il dito contro le associazioni datoriali responsabili della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. Altre richieste che fanno le parti datoriali sono che la flessibilità nel lavoro, vorrebbero che fossimo tutti part time con contratti al secondo livello, primo livello, che sono i contratti base per noi. Oppure altre cose, poter assumere sempre in maniera interinale, ossia aumentare la percentuale di assunzione interinale, che da noi c'è una certa percentuale, loro vorrebbero triplicarla. Cioè, queste richieste sono assurde. Tra l'altro anche il rinnovo del contratto richiede anche una miglioria economica dopo 28 mesi e 3 anni, il contratto dura 3 anni, la parte della valuta dura 3 anni, 28 mesi, perciò sono parecchi anni che non si rinnova, i nostri stipendi sono indietro e per loro dice no, a noi basta l'indicizzazione della moneta, che in pratica 4 lire dovremmo prendere come aumento secondo loro, secondo noi invece no. Sono tutte queste cause che ci hanno spinto oggi a fare uno sciopero e a presentarci qui. L'amministrazione comunale di Pescara riflette sul futuro di Viale Marconi, nelle ultime settimane al centro di un'aspra polemica. Venerdì c'è stata una riunione richiesta dalla Lega e l'intenzione sarebbe quella di tirare dritto con il progetto iniziale, ma l'avanzamento dei lavori, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, potrebbe essere graduale. Il caos su via Marconi? Tutta colpa della giunta d'Alfonso. E questa la posizione di Vincenzo Dincecco, consigliere regionale e capogruppo della Lega al comune di Pescara. Venerdì c'è stata una riunione dell'amministrazione comunale. La proposta del Carroccio è quella di procedere con il progetto, ma gradualmente. Se avessimo potuto riscrivere da capo Viale Marconi magari l'avremmo pensato in un altro modo, ma il progetto l'abbiamo ereditato, questo va detto, i finanziamenti sono del precedente governo regionale, quindi è un progetto che noi abbiamo leggermente modificato e migliorato secondo le nostre attitudini. Se l'avessimo avuto questi soldi direttamente noi per poterlo riscrivere magari l'avremmo visto in un altro modo. Certamente un'amministrazione che arriva non può cancellare completamente tutto quello che ha fatto la precedente amministrazione, anche perché si rischiava di perdere un finanziamento. Oggi chiaramente con la necessità di avere fondi un comune non può perdere più di 1 milione di euro di finanziamenti per rifare una strada, questo sarebbe stato imperdonabile. Per noi Viale Marconi è un asse fondamentale per la viabilità e dobbiamo anche immaginare che quando la famosa metropolitana di superficie prenderà possesso di questa città, Viale Marconi dovrà essere una strada all'interno della quale la metropolitana di superficie passerà e porterà magari un altro tipo di commercio, quindi in quest'ottica anche verso il futuro noi dobbiamo immaginare che questo progetto non può essere modificato. Cerchiamo solo di arrivarci con gradualità. I parcheggi quindi potrebbero sparire un poco alla volta. I tempi però non sono stati scanditi. Sarà compito dell'ufficio tecnico. Noi vogliamo continuare col progetto così come l'abbiamo definito con questa amministrazione, ma nello stesso tempo cercare di riflettere un pochino sulla tempistica della privazione dei parcheggi, visto che non è ancora chiuso il tema del passaggio della metropolitana in superficie. Nella riunione di venerdì non è stata affrontata la questione dei locali notturni. L'intenzione dell'amministrazione però sarebbe quella di diversificare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, così da creare una mobilità della movida.
Si tornerà a sciare a Prati di Tivo, stagione invernale salva grazie a un accordo che sarà siglato nel pomeriggio davanti al presidente della provincia di Teramo. Si tratta però di una soluzione temporanea che prevede la concessione dei terreni di Pietracamela solo fino a novembre 2022. Tania Bonici Castelli. Potrebbe essere salva la stagione invernale ai Prati di Tivo di Teramo, località una volta considerata la cortina d'Abruzzo. Potrebbe, perché solo nel pomeriggio si firmerà un accordo tra l'ASBUC, l'amministrazione separata degli usi civici di Pietracamela, proprietaria dei terreni, e la Gran Sasso Teramano, proprietaria degli impianti sciistici. Una situazione di stallo che si protrae da quasi 2 anni, durante i quali gli impianti non hanno funzionato, determinando una decadenza economica e turistica dell'intero comprensorio montano di Teramo. Il braccio di ferro tra l'ASBUC di Pietracamela e la Gran Sasso Teramano inizia quando l'imprenditore Marco Finori si è aggiudicato l'acquisto degli impianti di risalita di Prati di Tivo e non avrebbe riconosciuto all'ASBUC il debito di 190.000 euro in canoni di affitto accumulati negli anni per l'utilizzo dei terreni dove insistono appunto le strutture di risalita. In assenza di concessione nessuna attività è infatti consentita. La soluzione che sarà sottoscritta in provincia nel pomeriggio prevede una concessione dei terreni da parte dell'ASBUC di Pietracamela alla Gran Sasso Teramano, ma solo temporanea, con validità massima di 12 mesi e pagamento anticipato del canone. Senza questo accordo gli impianti non potranno riprendere a funzionare. Si tratta però di un passaggio intermedio, precisa Pari De Tudisco, presidente dell'ASBUC di Pietracamela, che avrà durata solo fino a novembre 2022. La concessione definitiva la daremo solo quando un rogito notarile attesterà la definitiva proprietà degli impianti all'imprenditore Finori e quando l'ASBUC sarà risarcita dei canoni pregressi. Prati di Tivo dunque torna a vivere, almeno fino all'anno prossimo. E ora, come ogni lunedì, una pagina ampia di sport, posticipo di lusso questa sera che per il Pescara che al Manuzzi di Cesena affronta i bianconeri di William Viali. Prima convocazione per l'ultimo arrivato Jacobucci, anche se tra i pali andrà Sorrentino. Gara da non fallire per il Delfino per accorciare in classifica sulle prime. Ecco le parole della vigilia dei due tecnici, ascoltiamoli. Ma la prestazione di Coppa abbiamo cambiato tanto, forse si poteva anche cambiare meno, ma ho preferito così perché poi è giusto dare le opportunità a tutti. Ho avuto delle risultanze, ho avuto dei riscontri da quello che abbiamo fatto. La partita di Cesena è un nodo, come un nodo importante. Lo è ancora di più per noi perché noi purtroppo quelle due partite un po' hanno condizionato, quelle con Modena e Reggiana in casa, hanno un po' condizionato il nostro cammino, per cui dobbiamo fare punti che sono importanti. Non è una partita decisiva perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere. E conseguenza soprattutto di quelle due partite sono il nostro percorso, che continua a dire il nostro percorso è un percorso destinato a crescere, di questo ne sono certo, però nel frattempo c'è questa partita contro una squadra che ha dimostrato di avere valore importante, ma noi con tutto il rispetto non ci sentiamo inferiori a loro, quindi sappiamo che dobbiamo fare il risultato passa dalla prestazione che faremo, e faremo una prestazione importante, sono convinto. Dai, è una bella partita, sarebbe stata comunque una bella partita, il fatto che noi abbiamo fatto questo percorso iniziale la rende ancora più importante, perché insomma, rimane una partita ad alta classifica e quindi ancora più affascinante. Giocarla di sera, il posticipo, insomma, dai, sicuramente ci aspetta una partita molto affascinante contro una squadra particolarmente qualitativa. Una squadra veramente qualitativa e niente, ho detto, l'ho preparata, l'abbiamo preparata come abbiamo cercato di prepararla bene come le altre, nei particolari, sui pregi e difetti dell'avversario, cosa può esaltare noi, cosa può cercare di limitare questa qualità che hanno. E tutto nella norma, ci teniamo a fare una partita importante, come ci teniamo tutte le domeniche, e provare a portare a casa al massimo. È abbastanza semplice.
E per quanto riguarda il Teramo, ieri fumata bianca a Roma, sottoscritto dinanzi al notaio l'atto di concessione delle quote di maggioranza della Teramo Calcio, quote del 60%, che passano da Franco Iachini ai fratelli Mario e Davide Ciaccia. Ora si procede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione e all'assegnazione delle incariche. E a proposito di Teramo, ieri al Bonolis il Diavolo ha regolato 3-2 la Fermana. Per i biancorossi in gol Viero, Mungo e Rosso. Nel finale i marchigiani provano la rimonta, ma i tre punti restano in Abruzzo. Il servizio di Jacopo Forcella è a seguire le parole del tecnico Guidi. Tre gol per gettarsi Montevarchi alle spalle, due per capire che anche le gare chiuse, chiuse poi, non sono definitivamente. Il Teramo conclude nel migliore dei modi una settimana aperta nel peggiore dei modi, da Pontedera al 3-2 con la Fermana, che permette al Diavolo di sorpassare i marchigiani in classifica e prendere ossigeno in attesa del derby, stavolta di campionato, di sabato prossimo. Gara più chiusa di quanto il punteggio direbbe, perché Federico Viero stappa la contesa dopo appena 4 minuti e fa una sottolineatura doppia a 5 giorni davvero da incorniciare. Il suo diagonale esalta il Bonolis, che ritrova un Diavolo fatto di geometrie e di qualche problema fisico di troppo, come quello che al 17esimo costringe Bua a lasciare il posto temporaneamente a Rillo. In mezzo la reazione della Fermana, che si fa preferire da metà tempo in avanti, Marchi e Panitteri su tutti, ma che rischia di capitolare quando Bernardotto decide che il litigio col gol continua ancora, spedendo sul ginestro un'occasione ghiottissima al 25. La parte finale di prima frazione degli ospiti, che piazzano le tende nella tre quarti biancorossa, ma che non vanno oltre una testa alta di Frediani e qualche altro brivido potenziale che il Teramo spesso si crea anche da solo. Gli inizi di tempo però sono la specialità della casa. Dopo la sgroppata di Ndreka, entrato per il subentrante Rillo che libera Malotti per il diagonale sul fondo, e la doppia occasione di testa, Piacentini da un lato e Mordini molto più pericoloso dall'altro, gli indizi portano a supporre che le emozioni saranno ancora tante, specie per il pubblico di casa, visto che Mungo, fulmine dai 20 metri con ginestra immobile, decide che è arrivato il momento di mettere il sigillo alla partita, chiusa con mandata tripla dalla fuga solitaria con scavetto sontuoso di Rosso, per un 3-0 che al minuto 57 sembra quasi anticipare e di molto il momento del commento ad un match a cui Riolfo però vuole rimanere comunque attaccato, malgrado Bernardotto rischi di chiuderla con un diagonale che si spegne di un soffio a lato. E allora, malgrado sia sotto di 3, inserimenti in casa gialloblu di Capece e Nepi danno nuova linfa alla Fermana, che rischia di riaprire la contesa con la testa di Graziano salvata da Agostino in campo al posto del febbricitante Tozzo e successiva stoccata fuori di Blondet sotto misura. Diavolo appagato e che regala a Viero la standing per far spazio al Lombardo, falloso però su Panitteri al minuto 65. Marchi dal dischetto non sbaglia e regala qualche barlume di speranza agli ospiti, pericolosi con Rodio, ancora bravo Agostino, mentre Rosso, dopo la mezz'ora, gira debolmente tra le braccia di Ginestra un servizio di un Mungo versione scintillante. Ci prova anche Berligea a 6 dal 90esimo, quando già il Bonolis aveva tributato a Bernardotto gli applausi doverosi dopo una prova generosa sì, ma ancora senza gol. E con la rete di Nepi ad un passo ai titoli di coda, che regala 120 secondi di tensione non richiesta agli oltre 1000 sugli spalti, ma che non cambia la destinazione dei tre punti, che rimangono in Abruzzo e permettono al Diavolo di presentarsi non più convalescente ma guarito all'appuntamento dell'Adriatico Cornacchia di Pescara di sabato prossimo. Fermana sorpassata e adesso sì che la classifica fa meno paura. Sì, c'è soddisfazione perché abbiamo creato tanto, siamo riusciti a realizzare più gol, ne potevamo fare altri, e siamo riusciti a farla davanti a una squadra che stava facendo molto bene nelle ultime partite, veniva da 7 punti in 3 gare. Una squadra che stava giocando anche in maniera molto solida, e quindi essere riusciti a creare tanto e a giocare, io penso per 75 minuti, veramente una gran bella partita, mi dà soddisfazione, da seguito a quello che i ragazzi erano riusciti a fare mercoledì, e quindi oggi gli devo fare per forza di cose complimenti. È chiaro che noi dobbiamo insistere su questa strada, perché Pontedera contro il Montevarchi non si dimentica, e abbiamo creato molto, anche molte volte presupposti per fare anche il 4-0, avevamo concesso poco alla Fermana, continuando su quella che era anche la prova difensiva che avevamo fatto vedere contro il Pescara mercoledì.
Poi secondo me siamo un po' mancati dal punto di vista della lucidità e su due palloni tra virgolette un po' sporchi abbiamo preso i due gol che ci hanno fatto soffrire fino al 94esimo, 95esimo, però insomma io sono estremamente soddisfatto perché anche nelle difficoltà la squadra è sempre rimasta nella partita. Mi piace oggi rimarcare anche la prova di Bernardotto perché ha fatto secondo me una partita straordinaria e ha fatto giocare veramente bene la squadra e soprattutto nella profondità ha costantemente messo alla frusta i difensori della Fermana e ci ha dato la possibilità di esprimere tanta qualità con gli interni di centrocampo, con gli esterni che venivano dentro il campo perché gli allungava sempre gli spazi, quindi oggi veramente la prova di Bernardotto è sopra le righe. In Serie D lo scontro tutto nero-verde dell'ottava giornata di campionato del Girone F va al Castelnuovo che passa 3-1 sul campo di un Chieti che tra le mura amiche manca ancora la prima gioia stagionale, il servizio. Il derby tutto a tinte nero-verdi se lo aggiudica il Castelnuovo che batte per 3-1 all'Angelini il Chieti. Complimenti alle due formazioni per aver dato vita ad una partita vincente, giocata a viso aperto fino al triplice fischio finale. Mister Lucarelli recupera in extremis l'ex Luca Fabrizi a cui affida una maglia da titolare in avanti al fianco di Akamadu. Nel 3-5-2 d'inizio gara spazio per Dimino sulla fascia di destra, mentre a centrocampo non c'è Verna, al suo posto gioca Puglielli. Una novità per Guido Di Fabio, uno degli ex della gara, che un po' a sorpresa schiera Morelli sulla tre quarti con Rai, che si accomoda addirittura in tribuna. Parte subito con il piede premuto sull'acceleratore il Castelnuovo che prima si vede giustamente annullato un gol per fuorigioco di Ripa su respinta corta di Fusco su conclusione insidiosa di Morelli. Gol che i teramani trovano alcuni istanti più tardi quando Emilio approfitta di un errore grossolano di Consorte che perde un pallone in fase di impostazione. Il trequartista è un falco e con una conclusione a giro mette alle spalle di Fusco. Terza rete finora in stagione per il numero 10. I padroni di casa non ci stanno e pervengono al pari. Prima del quarto d'ora Akamadu parte sul filo del fuorigioco gioco e riesce a mettere alle spalle di Grace, ma la rete è annullata per posizione di offside. Cresce la manovra del Chieti che prende fiducia e metri in campo e va di nuovo vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza di Mariani, pallone indirizzato all'angolino, ottima la risposta di Grace in angolo. Prima del riposo l'occasione più nitida per il pareggio teatino, Dimino all'indietro per Fabrizi che a botta sicura trova sulla sua strada ancora la risposta di Grace, poi Pietro Antonio non inquadra lo specchio. Ad approcciare la ripresa nel migliore dei modi è il Castelnuovo che al quinto va vicino al raddoppio con Ripa, l'attaccante sfugge via la difesa di casa, ma la conclusione dell'ex Juve Stabia trova la risposta con i piedi di Fusco. Castelnuovo trova il raddoppio però qualche istante più tardi, Morelli e Caparbio sulla destra a tenere in vita il pallone che serve al centro per Emilli che resiste al rientro di un difensore che poi deposita in rete per la sua doppietta di giornata. Il Chieti però è vivo ed è costantemente dentro la partita quando al quarto d'ora con il neoentrato Verna approfitta di un pallone vacante in area di rigore e di potenza punisce Grace sotto la traversa. Ci crede adesso il Chieti che un solo giro di lancette più tardi grida al calcio di rigore trattenuta in aria ai danni di Akamadu, ma ad ampi gesti Quarà di Nichelino fa proseguire. Formazione di casa ancora protagonista a metà frazione e uno degli ex di giornata Fabrizio ad avere una colossale occasione al centro dell'area di rigore, ma l'attaccante Cincisca si fa chiudere da un intervento alla disperata di Terrenzio. La formazione di Lucarelli in costante posizione offensiva lascia per forza di cose spazio alle ripartenze del Castelnuovo che al 25esimo fa le prove col Tris e con San Severino. La conclusione dell'esterno è respinta da Fusco, Prestiani non inquadra lo specchio. Sul finale c'è il tempo anche per vedere il 3-1 a firma di Thomas Prestiani che dopo la doppietta di Coppa bagna così il suo esordio in campionato. A fine gara Chieti a colloquio con i tifosi della curva Volpi che chiede maggiore impegno ai propri Beniamini, mentre il Castelnuovo inizia nel migliore dei modi un mese di novembre davvero insidioso. Nessun problema per il Pineto che rifila 5 gol al Vasto Girardi e complice la sconfitta del Fiuggi in casa del Trastevere accorcia a due lunghezze la distanza dalle prime della classe che sono appunto le due squadre laziali. Il servizio è di Roberta Di Sante. Giornata da incorniciare per il Pineto che si esalta e davanti al pubblico di casa batte 5-0 un malcapitato Vasto Girardi e riscatta la sconfitta di Fiuggi. La formazione abruzzese gioca una delle sue migliori partite, una gara senza storia con parziale di 3-0 già a fine primo tempo grazie alla tripletta di un ritrovato Minnozzi e che gli adriatici in superiorità numerica legittimano nella ripresa. La formazione di casa indirizza la partita fin dalle prime battute sbloccando il risultato già
già al sesto. Barlafante dalla destra vede Pezzotti sul palo lontano e lo serve. Di Stasio si oppone, ma l'estremo molisano nulla può sul secondo tentativo, quello vincente di Matteo Minnozzi, che vale l'1-0. Dopo il gol subito, i molisani tentano di uscire fuori dalla propria metà campo. Al 13° angolo di Alagia, la girata di Acunzo però è preda di Mercorelli. Quello dei molisani è solo un break, sono gli adriatici a tenere in mano il pallino del gioco e a sfiorare anche il raddoppio. Non si chiude il triangolo tra Barlafante e Della Quercia per l'opposizione fallosa di Secondo, che viene ammonito, un'ammonizione che poi si rivelerà decisiva. Calcio di punizione di Pezzotti in area, la spizzata di testa di Della Quercia lambisce il palo. È il preludio al raddoppio, che arriva puntuale al minuto 33. Intelligenza tattica di Mininkleri, che anziché calciare a rete serve Pezzotti. Il diagonale di prima intenzione e il tapin vincente di Minnozzi, che mette a segno la personale doppietta. E una solo bianca-azzurro al 36° Pineto vicino al tris. Cardella per poco non sorprende Di Stasio, impreciso nell'uscita, e Ruggeri salva sulla linea. Il Vasto Girardi, tramortito dalla maggiore intraprendenza dei locali, accenna la reazione al 43°, guida dalla bandierina in becca Stranieri, ma il colpo di testa termina largo. In chiusura di frazione piove sul bagnato per i molisani al 45°, Secondo, già ammonito, perde la marcatura su Della Quercia e lo trattiene, rimediando di nuovo il giallo e la conseguente espulsione. E le emozioni di un primo tempo roboante non sono ancora finite, perché c'è spazio anche per la terza rete biancazzurra. Dopo un minuto Minnozzi raccoglie da Domizzi e di prima intenzione supera per la terza volta Di Stasio, meritandosi la palma di Man of the Match, firmando la personale tripletta e scrollandosi definitivamente di dosso gli acciacchi di inizio stagione. Nonostante il largo vantaggio, nella ripresa il Pineto non si accontenta e dopo appena 3 minuti cala il poker con Cardella, che raccoglie il filtrante e piazza il piattone in fondo al sacco, mettendo di fatto la partita in ghiaccio. Il Vasto Girardi, in inferiorità numerica, prova a farsi vedere in avanti con Guida, che al 7° impegna Mercorelli, bravo a chiudere sul primo palo e dire no alle flebili speranze molisane di riaprire la contesa. Ma è troppo poco e nel finale il Pineto gioca sul velluto. Alla mezz'ora, azione personale del neoentrato Picciollo, che si accentra e va alla conclusione dalla distanza, che sorvola di poco il 7, e al 37° la ciliegina sulla torta di una giornata praticamente perfetta. Lampo di Barlafante dalla distanza col sinistro che toglie le ragnatele dall'incrocio, fa manita e strappa applausi con un eurogol da vedere e rivedere. Al triplice fischio esulta il Mariani Pavone, che festeggia la domenica perfetta. Un Pineto più consapevole delle proprie potenzialità ritrova il secondo posto e tallona la coppia laziale in vetta alla classifica. Partita da dimenticare, o se vogliamo da tenere bene a mente, per i molisani, che dopo 2 vittorie consecutive in campionato subiscono una sconfitta pesantissima che deve far riflettere. Questa era l'ultima notizia. I servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.